per il ciclo del Teatro del Sorriso, Roberto e Marianna di Paul Géraldy. È una commedia molto gradevole di un autore che ebbe grande fortuna negli anni venti e che tra l'altro era un notevole poeta, scrisse una raccolta di poesie dal titolo Toi et moi, e è praticamente il manuale della conversazione di una coppia, quindi c'è tutta la psicologia del matrimonio e c'è la delicatezza anche tenera e scintillante per il dialogo della vita tra uomo e donna legati a un vincolo matrimoniale. È una, quindi, un tema fin troppo sfruttato nel teatro, che però Paul Géraldy in questa Roberto e Marianna ha potuto sottolineare con una gradevolezza che infatti ha permesso a questo testo di diventare uno spettacolo in Francia di grande successo, ripetuto come solitamente avveniva quasi in maniera acritica in Italia con altrettanto successo, e qui lo vedete in una riproposta televisiva che ha questo gusto e questo piacere proprio per la notevolezza del dialogo. Credo che ci sia un'altra ragione di curiosità per questa riproposta, che è quella di vedere per esempio due attori che sono in questo caso Giancarlo Sbragia e Raul Grassilli, non tanto per Giancarlo Sbragia in quanto noi lo vediamo regolarmente in teatro, quanto per notare un attore come Raul Grassilli che ebbe negli anni passati un periodo di straordinaria e meritata popolarità televisiva. Lo dico perché, ecco, rivedere Grassilli per molti spettatori non più giovani sarà un'occasione per vedere un momento di attenzione per una televisione che non c'è più e per attori che hanno dato tanto al teatro televisivo. Ha letto nel Times lo studio sulla Sartre? No. Che nuove da parte tua? Ma non so, devo avere dei telegrammi. E non li hai ancora aperti? Ma che hai, vecchio mio? Hai un'aria distaccata da tutto in questo momento. Ci fosse stata una sola volta da che sono qui che tu mi avessi parlato dei tuoi affari. Tu non sei venuto per questo? Ma le tue ricerche? Continuano. Queste vacanze che tu prolunghi non paralizzano nulla? José, vuoi rimandarmi a Parigi? Laggiù ho disposto tutto in modo da poter sorvegliare ogni cosa da qua. Ti conosco bene, ma mi sorprendi. Questo Roberto inerte, vagabondo, distratto che ho ritrovato qui è così diverso dall'uomo d'affari, dall'animatore di uomini che mi incantava a Parigi. Io non so se tu ti rendi conto, ma tu hai realizzato una serie di cose meravigliose,
Il tuo progetto tipo era considerato pazzesco e in meno di un anno tu porti dalla tua i tecnici più ostili. Metti in piedi in 3 mesi una società. E poi di botto, silenzio, riposo. Giochi al polo, prendi il tè. Ma hai l'aria di non pensare più a nulla. Bello non sta nel fare le cose, ma nel pensare che si potrebbero fare. Parli seriamente? Non lo so. No. Hai ragione. Io qui mi stavo addormentando. Torno a Parigi, mi rimetto al lavoro. Torni a Parigi? E quando parti? Tra poco. Non mi dicevi nulla. Quando ti sei deciso? Ieri sera sono rientrato tardi. Sono venuto per dirtelo, ma tu già eri a letto. Se tu parti, parto con te. No, te lo proibisco. Ti sei preso 10 giorni di riposo, sono già pochi. Ti farei il piacere di passarli qui, in casa mia, sei come in casa tua, lo sai. Invita pure gente. Quando devi essere di ritorno? Ma prima vado a Londra. Per la tua banca? Sì, abbiamo un'assemblea il 23. Va bene, partirei di qui il 22 allora. Aspettami allora. No, non posso. Fino a giovedì. No, devo essere in ufficio domani mattina. Domani? Domenica. È domenica domani. Ma dove stai con la testa? Che pensi? Insomma, ho detto a tutti che partivo. Ma tutti chi? Quelli con i quali ho passato la serata. E da chi hai passato la serata? Io non so niente. Ma non li conosci? Ah. Ed è questo che ti obbliga a partire oggi? Ma no, no, posso partire anche domani. Di qui c'è sotto qualche cosa. Ma sei pazzo, andiamo. Via, non è nel tuo carattere l'indecisione. Ma ti giuro che non c'è niente. Tu non parti solo. Ma sì. E allora vai a raggiungere una donna. Ma no, torna al lavoro, cosa c'è di strano? Tu stesso prima ti meravigliavi che mi trattenessi troppo. Già? Ma a questa maniera brusca. Stai attento, Roberto. Ma non mi seccare. Ti domando perdono. Sai se marterei a Parigi? Credo di sì. E Milan? Quale Milan? Nei lavori pubblici. Non so, il ministro c'è, ci deve essere anche lui. Beh, devo rispondere a queste porte. Posso servirmi della tua dattilografa? Ma certo. La signora Ofrey. Buongiorno, caro, come stai? Toccava a me di venire da te, Nanni. Lo so, ma ho pensato che avevi da fare. Come sei mattiniera stamani? Potresti abbracciarmi. Non vuoi darmi un bacio questa mattina? Ma certo. E allora, che cos'è questa storia? Te ne vai? Bisogna che me ne vada, Nanni. Oggi? Sì. E non tornerai? Beh, siamo al 15 di settembre ormai. Ma come? Facevi progetti di feste, di gite. Non pensavi ad andartene così presto? No. Basta. Sono cose che riguardano te, mio caro. Vuoi sapere perché sono accorta? Ho pensato che tu volessi fidanzarti. Io? E con chi? Mi chiamavi con tanta premura. Mi scrivevi lettere così calde. Ma no, sul serio hai creduto? Parola mia. Era una cosa inverosimile, ma erano inverosimili anche le tue lettere. Allora, mi sono ingannata. Assolutamente, neppure l'idea. Tanto peggio o tanto meglio? Perché tanto meglio? Ci sarebbe stata una povera creatura di più. Come mi conosci male, mamma? Sei forse sentimentale, tu. Un sentimentale vergognoso. Chissà, non è impossibile. Guardami, Roberto. Che cosa tremenda. Le madri non conoscono mai abbastanza i loro figlioli. Dimmi, mamma, vuoi che ti porti via con me? Dove? Dove vorrai? Ma non ti richiamano dunque a Parigi? Ebbene, andiamo a Parigi. È un incanto, sai, in questo momento. Non ci sono più seccatori.
Ti condurrò a pranzo ai giardini, vedrai una Parigi che non ti immagini neppure. Ma la conosco benissimo, questa Parigi estiva, figliuolo mio. Mi ricordo quando ero sposata da poco, d'avere passato estati intere a Parigi, per non lasciar solo tuo padre che non poteva assentarsi. Era un incanto, è vero. Ho notato che quando tu parli di mio padre, richiami sempre dei ricordi lontani, ricordi che risalgono ai primissimi tempi del tuo matrimonio. Degli anni che seguono, nulla. Perché? Sai bene come fosse occupato negli ultimi anni. Il lavoro assorbiva tutta la sua vita. In estate io partivo con te per qualche spiaggia non troppo lontana. Veniva a trovarci qualche volta, tra due viaggi da fare. E tu eri felice così? Ero tranquilla. E lui era felice. Ero occupato. Mamma, meritavi un po' più d'amore. In primo luogo l'amore che conta non è quello che si riceve, ma quello che si dà. Sì, Franco, tu pensi al matrimonio? Oh, no, mamma. Non c'è nessuna bella ragazza qui. Ce ne sono parecchie. Una ragazza più bella delle altre che ti faccia pensare. No, mamma. O alla quale tu abbia già pensato. Nemmeno. Nell'andartene così presto non fuggi nessuno. Tu hai sempre paura che mi capiti un infortunio. Il tuo affetto mi diminuisce, non mi esalta. Sono un uomo, fino a quando mi tratterai come un bambino? Fino a che tu sia forte. Ma sono forte. Non abbastanza. E fino a che tu sia felice. Ma sono felice. Non è vero. In questo momento tu sei inquieto, sei triste, sei... Mamma. Non aver paura, non ti prenderò fra le mie braccia. Ma perché dici questo? A te non piace che io ti abbracci? No. Non t'ama? Ah, non so. Lei, quella che fuggi. Tu mi domandi sempre, t'ama? È l'ami che bisogna domandarmi. Tu non hai bisogno d'amarla, sei l'uomo, basta che sia bella. È bella. Io non amo che te, mamma. Amo te, amo te. Zitto, zitto. È tremendo che non ci sia altra parola che questa. Ti rivedrò. Passerò a darti un bacio prima di partire. Arrivederci, mio caro. Aspetta, ti faccio riaccompagnare in automobile. Grazie, volentieri. Francesco, i miei bauli, subito. E appena torna Lorenzo, avvertilo che partiamo. Tu vieni con me. Va bene. Aspetta. Telegramma urgente passa qui. Sì, Willy è sicuro. Però vorrei che tu dessi un'occhiata al mio cavallo. Ai miei pony, soprattutto. Montali. Non dubitare. A che ora parti? Tra poco, vorrei essere a Parigi prima di sera. Sicché sono finite le nostre vacanze. Peccato. Guarda com'è bella la luce in questo momento. I vigneti hanno il colore dell'uva matura. Sì, bellissimo. Non ti voltare. Mi secca d'andarmene. Non ti dico perché me ne vado, forse è la prima volta che non ti dico tutto quello che penso. Ma comprendimi. Ho paura delle parole, ho paura dei ragionamenti, ho bisogno di lasciarmi guidare dall'istinto. Me ne vado. Credo sia necessario. Non è vero che è una meraviglia di colori? Che felice composizione. Non una macchia. Una sola villa in mezzo. Guarda il tetto di quel casolare. Non esci questa mattina? No. Io ritorno alla mia posta. Faccio colazione con te? Se non hai altri impegni. Affatto. Va bene, allora facciamo colazione qui insieme. Partirò subito dopo. Avrai delle pernici, cosa preferisci bere? Tavello o Chateauneuf?
Chaponnet. Lei qua? Com'è bello questo. Ma che succede? Mi ha detto che parte. Ho pensato di dirle rivederci un po' meglio di ieri sera in mezzo a tutta quella gente. Ho spinto il mio cavallo da queste parti, sono entrata e come fa? Buongiorno. Prego. Grazie. Sempre per oggi la partenza? Naturalmente. Mi dispiace che se ne vada. Ah, lo spero bene. Ma no, mi dispiace veramente. Anzi, quasi mi addolora. Lei mi ha detto cose che non mi avevano mai detto, cose utili. Ho l'impressione di doverle già molto. Non protesti, la prego. Sa bene che è vero. Sotto la mia aria spigliata sono rimasta ancora una ragazzina. Avevo cominciato a prendere gusto alle nostre passeggiate, alle nostre chiacchiere, ai suoi rimproti anche, che tenevo in gran conto. Non sempre. No, non molto spesso. Mi faceva piacere ciò che so di lei. L'amicizia che lo lega al suo amico, un affetto così generoso. E a un tratto questa partenza così improvvisa. Colpa sua, è stato troppo gentile. Ah, insomma era ora che me ne andassi. No, cattivo. E allora, ecco qua. Volevo dirle che le sono riconoscente, che serverò per lei una grande amicizia. Resterà un po' con mio amico anche lei. Ne dubita? Non dubiterò più se lei me lo dice. Ah, perché non si vedono? Non abbastanza. E poi lei qua era libero, senza pensieri. Quando la vita l'avrà ripreso, penserà qualche volta a me. Molto spesso, signorina Marianne. Ma mi chiama già più Marianne? Io non l'ho mai chiamata Marianne. E come mi chiamava allora? Ecco, credo di non averla mai chiamata per nome. Ieri mi ha chiamato Marianne. Sì, davanti ai suoi genitori. È vero. Ho notato infatti che lei è molto più spigliato con me quando c'è gente. Non ho nessun diritto di chiamarla Marianne. Glielo do io? Non lo merito. Ah, mi fa arrabbiare. Le sto dicendo cose formidabili e lei mi tratta come una monella. Ho bisogno della sua amicizia. Ho qualche cosa da domandarle. Ho un consiglio da domandarle importantissimo. E c'era bisogno di tanti preamboli. Guardi, di che si tratta? Non indovina? Una domanda di matrimonio? Sì, ancora una domanda di matrimonio. Non sono varie, vede le mie vicende, non faccio che ripetermi quest'anno, mi scusi. Chi è? Renato Berton. Renato Berton? Allora? Un momento, questo mi piace più degli altri. A lei no? Sì.
Sua madre cosa ne pensa? Oh, mamma. E lei che ne pensa? Mi dicono che non gli si può rimproverare nulla. Che a forza di mostrarmi troppo difficile finirò per non maritarmi più. Che ho 24 anni, che è ricco, che ha una posizione mondana, che il suo avvenire, che la sua famiglia, che suo zio, che suo cugino, che... Hanno ragione. Lei lo conosce bene? Benissimo. Sa che ho fiducia in lei, stia attento. È una cosa molto grave quella che sto per dirmi. Se piace a lei, io rispondo di sì. Lusingatissimo. Però lei mi mette in una situazione terribile, una cosa molto delicata. Poche settimane fa, quando lei mi ha domandato che cosa pensassi di Edmondo de Guérin, io le ho risposto schietto: non si sposa un uomo che non si ama. Ed è un giovanotto che non vale niente. Ma con Bertome è diverso, ha serie qualità. Quindi tutto dipende da lei. Un uomo si intende degli uomini meglio di noi ragazze. Ecco, se io dovessi darle la mia opinione su una signorina, gliela darei chiara e tonda e sarei sicura di non sbagliarmi. Allora? Allora? Allora sì. Perché no? Lei in fondo non è ancora in un'età in cui una sistemazione si renda necessaria. Ecco, può sempre capitare un partito che le piace di più. No. Credevo che la mia amica Marianne accettasse solo un uomo che le piacesse veramente. Lo credevo anch'io e ho atteso. Il cavaliere non è venuto, cosa vuole? In sua vece si sono presentati i pallidi signori che ho allegramente rimandato. No, mio bel signore, non siete voi quello che aspettavo. Era una cosa molto buffa alle prime. Ora comincia a esserlo un po' meno. E poi a lungo andare anche la speranza si logora. No, non ho più voglia di aspettare. Ma via, lei è ancora una bambina. Ho 24 anni. Ebbene. Per noi donne è già un'età. E poi mi sento già troppo accorta. Ecco, lo stato di ragazza era sopportabile forse ai tempi in cui non sapevamo nulla, in cui le nostre famiglie ci tenevano rinchiuse. Ma ora che abbiamo allungato la nostra catena e ci possiamo guardare attorno, no, non è più possibile. Ha detto bene poco fa. Bertome è il migliore fra i pretendenti di quest'estate. Ha una ragione sufficiente. Sposerò Bertome, ecco qui. In fondo si è dichiarato ieri. Può prendere qualche giorno per riflettere. No, a quale scopo? Io vedo la cosa molto più chiara oggi di quanto non la vedrò fra qualche giorno. Tutto, se voglio, potrà essere concluso in un'ora. Più presto sarà e meglio sarà. Se riflettessi troppo sarei capace di non volere più e saremmo da capo. Io la sto ascoltando con stupore. Ha proprio tanta voglia di sposarsi. Mio Dio, no. Ma le confesso che ho una paura matta di non sposarsi. Ammiro il suo carattere. Confessi che ho ragione, che lei non trova niente da rispondergli. Ho da risponderle questo. Non si sposa un uomo senza amarlo. Non c'è condizione peggiore di una donna sposata a un uomo che non ama. Bertome è un giovane distinto. Siamo tutti e due abbastanza ricchi. La vita insieme può essere sopportabile. In verità oggi non la riconosco. Questa logica secca mi sconcerta. E io che la credevo così sensibile. Sono ormai anni che cerco di sbarazzarmi della mia sensibilità. Se ne va? Ero venuta per domandarle un consiglio. No, lei era venuta per informarmi di una decisione presa. Oh, no. La mia decisione dipendeva da lei. E lei mi ha detto che Bertome è un partito convenientissimo. Io le ho detto che quando si è Marianne non si sposa un uomo senza amarlo. Ma io l'amerò, l'amerò. Mi lasceranno bene 3 mesi per imparare ad amarlo. Marianne, quando lei poco fa ha pronunciato quel nome io ho potuto riflettere, esitare. Ma ora lei ha parlato fin troppo. Lei è stanca, nervosa, attraversa una crisi. Non è in grado di prendere una decisione. Mi ascolti. I consigli, quelli dei suoi amici più cari, non hanno valore in simile materia. Se lei non si sente attratta verso quest'uomo, non può accettare d'essere sua. Commetterebbe l'azione più vile, commetterebbe un delitto verso se stessa. Un delitto senza espiazione che la escluderebbe per sempre dall'amore. Capisce, Marianna? Lei è ancora così bambina. Bisogna che qualcuno pensi a lei. Ma che pensano i suoi genitori? Non le lasceranno mica sposare Bertone. E perché? Ma perché non la merita, perché... Perché è molto inferiore a lei, perché sotto la sua apparenza di uomo mondano è un uomo mediocre. Ancora? Ma lei mi dice sempre così di tutti quelli che mi propongono. Ma perché è vero. Perché nessuno finora si è dimostrato degno di lei. E che ne sa lei? Non sono poi tanto straordinaria. Ah sì, lei è straordinaria. E non c'è bisogno che glielo dica io. Lo capisce troppo bene da sé, che non è uguale alle altre. Lo pensa veramente? Ma certo.
E sarà una moglie splendida, unica. E allora perché non mi sposa lei? Io. Lei? Ma io... non la merito io. Amico mio, un po' di franchezza. Lei sa benissimo quello che vuole e sa benissimo quello che ho penso di lei. Non me l'ha mai detto. Non gliel'ho nascosto. Lei pensa troppo bene di me. E lei di me? Siamo pari. No, ho pietà di lei, l'imbarazza la questione. La ritiro. Si ha sempre il diritto di non rispondere a una ragazza maleducata. Vede bene che scherzo. Diciamo che lei non è libero e non parliamone più. Io sono libero. Poi ci si libera. No, Marianne. Io non credo al matrimonio. Non credo all'amore che dura quanto la vita. Certo che se c'era una creatura che poteva farmici credere, questa è lei. Ma io non mi fido di me. Ci sono in me affetti più forti di me stesso. Un istinto forse nato di presa, di conquista, una sete di novità che non sazierò mai. Ho amato altre donne, Marianne. Le erano di gran lunga inferiori, ma le ho amate. Ho giurato loro di amarle per tutta la vita. Poi le ho abbandonate, dimenticate. Lei mi guarda. La deludo. Lei mi ha fatto una chiara confidenza di fanciulla. Ecco ora la mia brutta confidenza di uomo. Non era questo che le era stato insegnato, vero Marianne? Non era questo che le avevano fatto sperare. Mi sembra ridicolo quello che lei dice. È come se mi dicesse che siamo tutti mortali, che dal momento che dobbiamo morire non vale la pena di vivere. Non sempre. C'è nulla di eterno. La gioventù non dura sempre, ma si può morire anche giovani. Nemmeno l'amore dura sempre. Ma si può forse morire prima d'aver cessato di amare? La sua educazione, il suo mondo le danno diritto di sperare ben altro dal matrimonio che un amore contraffatto. Allora, secondo lei, Roberto, piuttosto che vivere un grande amore, ma breve, meglio varrebbe passare la vita intera con un uomo che non amassi. La mediocrità assicurata, vita natural durante, per lei questa va benissimo. Mentre pochi anni contati, ma meravigliosi. Meravigliosi? Oh, sì, meravigliosi. Ma cosa dici? Come posso crederlo? Bisogna crederlo. Bene. Non lo sa dunque. È vero. Forse tutto ciò che non mi parla di lei io lo odio, lo disprezzo. Vicino a lei io esisto. Gli altri mi fanno piccola, mi umiliano. Queste poche settimane passate vicino a lei mi hanno arricchita, abbellita. Non sono nata che dal giorno che la conosco. Lei è così forte, così buono. Un giorno in casa mia espose quel gran progetto che le sta a cuore. Diceva cose difficilissime con tale chiarezza che io capivo tutto. E la guardavo. Così buono, così forte, così tranquillo. Se vuole distogliermi da lei, trovi altre ragioni. Odio piuttosto la sola ragione che valga. Dica che mi sono ingannata, che non le interesso. Io ho per lei un'affezione fraterna. Bugiardo! Bene, sì. L'amo. Ma naturalmente. L'amo. La prego. Cosa c'è? Non mi dica niente, stia zitto. Sono così contenta che lei l'abbia detto. Ora può continuare. Diceva? Già, lei non crede al matrimonio. Che vuol dire? Forse nemmeno io ci credo. Ma credo in lei. E lei non ha che da ordinare. Marianne, lei è la purezza in persona. Io non sono degno di lei, le giuro. Lei non sa. Oh, sì. Sì, lo so. È naturale che lei non voglia legarsi.
È troppo forte per perdere la sua libertà. Troppo ricco per dare un limite alla sua vita. Sebbene non la limiti. Ma io so quello che voglio. Io sono libera di me. Sono io che vengo verso di lei. Allora perché è così pallida? E lei? Lo vede bene. Lo vede che tutte le migliori ragioni di questo mondo non possono togliere a questo consenso d'amore la sua terribile gravità. Io voglio vivere con lei. Allora sia mia moglie. Troppo tardi. Sposiamoci. Io dico di no. Marianne, siamo nati per appartenerci. Sposiamoci, ma sapendo che l'amore muore come tutto muore. E promettiamoci che non accetteremo l'indifferenza, il conforto e la noia degli amori logori. Ci diremo francamente addio prima delle diminuzioni e delle menzogne, nell'attimo più perfetto. Accetta? Ma sì, come vuole. Sposiamoci, non sposiamoci, che importa? Questo riguarda lei. E poi l'avvenire così lontano. Lei è l'uomo. Decida come vuole. Io approvo tutto. E quando l'ora sarà venuta, sentirò la sua stanchezza prima di lei. Stia attenta. Forse è questo che si chiama vendere la propria anima. Troppo tardi. Ormai è fatta. È venduta. Marianne, ti amo. Ti amo. Ah, soffocato. E dire che se non fossi venuta, se non ti avessi detto niente, tu saresti fuggita, non ti avrei più riveduto. Partivo. Non potevo partire. Ero disperato. Marianne, ti scongiuro, dimentica tutto ciò che ho detto. Ho guastato stupidamente una giornata meravigliosa. Io ti amo. Ti amerò sempre. E tu per quanto tempo mi amerai sempre, non è vero? Per tutta la vita. Oh, no. No. Non è così che ti amo. Ma lucida, intelligente, forte. Sono io che non voglio più giuramenti da te. Sono così fiera di darmi a te, così, senza un avvenire, senza un calcolo. Posso dirti, ti amo. Non ti supplico di prendere a tuo carico la mia vita, non ti do che la mia giovinezza. Non dire per sempre, no. Sciuperesti tutto. Non è vero? Non di queste debolezze. Adoro la tua voce. Rispondi. Ti amo. Non ho atteso che te, ho cercato soltanto te. Ormai non credo di te. No, taci. Ma sono gravi, Teo. A che penso? Ho paura di te. Ho paura di me. Cercherò di divenire ciò che tu credi che io sia. Tutta spettinata. Sì, vengo da Fontainebleau. Ho provato la mia nuova macchina, una meraviglia. Hai un bel colorito, ma devi aver corso come una pazza. Ho fatto i 130. Preferisco non saperlo. Molto gentile questa sorpresa. Però avresti potuto avvertirmi se non ci fossi stato. Ti ho fatto telefonare. No. Un vero appuntamento, allora. Vuoi che ti offra il tè? Grazie. Andrei via subito, no, spero. Ma cosa succede oggi? È proprio vero. Prendo il tè con mio marito. Un avvenimento. E io che mi stavo lamentando di te. Con chi? Con me stessa. E te? Siediti, Roberta. Grazie. Allora? Non vedi niente qua dentro? Non osservi niente? Cosa? Ah, già, è finito questo salotto straordinario. Te ne accorgi soltanto ora. In tutta la settimana non sei mai passato di qui.
E ti confesserò che ho avuto un po' la testa altrove questa settimana. Io ci manca ancora qualche piccola cosa, un quadro qua, un mobile là, ma l'essenziale c'è ora. Ma saranno almeno 2 anni che ci lavori. Sono 2 anni che siamo sposati. Allora, che te ne pare? Sì, bello. Non ti entusiasma troppo, direi, eh? No, bello. Bello, fin troppo, per una casa in cui non contiamo di restare. Non vuoi rimanere più qui? Andava bene per me solo, ma per 2 è insufficiente. Hai desiderato tu stesso che avessi un angolo di mio gusto? Non ti piace? Ti dirò con tutta franchezza. No, non mi soddisfa troppo. Povera me, non ho fortuna. No, per te immaginavo una cornice diversa, un salotto gaio, vivace. Questo invece mi pare freddo. Freddo? Ma non direi sul serio. Hai dato tu quello che vuoi, ma freddo no. Insomma, a te piace? Certo. E allora parti. Non c'è niente di più deprimente di queste risposte. Tu mi chiedi la mia opinione, io te la do. Ho torto, lo capisco. Ormai questa stanza era finita, avrei fatto meglio a dirti che mi piaceva. Ma vedi, è più forte di me, non posso mentirti. Ma puoi addolorarmi. Si direbbe che tu ci goda a sciupare i miei entusiasmi. Vuoi che ti lusinghi? Vorrei che mi approvassi una volta ogni tanto. Anche quando hai torto? Sei sicuro che abbia torto? Sì. Allora sarebbe meglio lasciarmi nell'inganno. Non posso. E perché? Non ammetto che tu abbia torto, Marianne. Ho bisogno di approvarti per me, per la pace della mia coscienza. Quando tu sbagli, sono io che mi sento diminuito. Sono io che mi distrago. Che pazzia, tu non sei responsabile di me, io non sono te. Ma via, non te citare, ho avuto torto, lo comprendo. Un'altra volta ti approverò, va bene così. Sai che quell'affare è concluso. Già firmato. No, sì. Il gruppo è formato? Da un'ora. Ma è una grande notizia che vi dai. Non è stato facile, lo puoi credere. Mi avevi promesso che il giorno in cui avresti concluso questo affare ti saresti preso qualche settimana di vacanza e saremmo partiti insieme. E io non ho che una parola. Partiamo. No. È appunto questo che ero venuto per dirti. Non potevi dirmelo subito? Ho voluto fare più effetto. Non credevi più a questo viaggio? No, non credevo più a questo viaggio. E avevi torto. Sono felicissima. Allora quando partiamo? Dipende da te. Non so, io sono sempre pronta. Sei libera oggi? Assolutamente libera. Davvero? Non torni più in ufficio? No, cara. Ah, magnifico. Oddio, farò un salto da Carrier prima di pranzo. Ci riuniamo tra amministratori per eleggere il nuovo presidente. Già, non siamo ancora partiti. Ma sarà la fare di 10 minuti, sai. Si vota e via. Siamo già d'accordo, nominiamo Borrell. È un vero valore. È stato il primo ad occuparsi della forza idraulica in Francia. Ti prego, non parliamo più di affari. Allora quando possiamo partire? Appena sarai pronta. Io sono sempre pronta, anche domattina se vuoi. Non è troppo presto. No, mi piace l'imprevisto. E i bagagli? Questo affare mio. Non dimenticare che abbiamo qualcuno a pranzo stasera. I tuoi americani, lo so. Va bene. Allora partenza domani mattina, intendi? Ti hanno detto che c'eravate tutti e tutti. Oh. Che fortuna. Mamma. Ma che sorpresa. Come state? Ho avuto una buona ispirazione. Roberto qui a quest'ora. La prima volta che gli succede, credo. Vuole una tazza di tè, mamma? Grazie, sì. È scuro dai Renault. Ah, sì? Non so cosa tu abbia fatto a quei signori, Marianne, ma non giurano che per te. Ma hanno detto cose verissime del resto. Di cosa si mischiano? Che cosa possono sapere di me? Oh, ma il giudizio unanime, sei splendida in questo momento. Puoi essere orgoglioso di tua moglie, Roberto. Ma non la merito, forse? Non mi state a dirlo. Marianne, sì? Sapevi che questo signore aveva giurato di non prender moglie? Sì, lo sapevo. Strano trovare in casa quest'uomo. Voglio sorprenderla ancora di più. Partiamo domani per l'Italia. Come? Partite domani. Costituito il gruppo, affare fatto. Quell'affare colossale è fatto. Firmato oggi pomeriggio. E non mi dicevi niente. Ma è un grande successo per te, meraviglioso. Allora partite tutti e due. Porti con te un segretario, una dattilografa? Non porto nessuno. Ah, già, come se non ti conoscessi. Questa volta ho dato l'ordine di non mandarmi neanche la posta, figura. Sarete via un pezzo? 12 giorni, non 13. Sì, signore, sì. Sì. Roberto, per te. Sì? Va bene, fatevi entrare nel mio ufficio. Sì, vengo subito. Domando scusa ai carri. Volevo ben dire, non siamo ancora partiti. Non mi irritare, Marianne. È già la seconda volta che lo dici. Ti ho promesso di partire. Partire.
che carattere. Non l'hai cambiato, Marianne? No, purtroppo. Sono andato via senza nemmeno prendere il tè. Non avevo visto il tuo salotto finito. E appena terminato, lo inaugura lei, le piace? Sì, credo di sì. Mi ci vuole del tempo e non posso esprimere un giudizio così. Non è un po' sconcertante? Oh no, affatto. No. È moderno e nello stesso tempo ha qualcosa di tradizionale. Sì, mi piace. Non è un po' freddo? Ma no, è un po' troppo perfetto come tutte le cose appena finite. Cosa ne dici, Roberto? Che hai? Hai un'aria assente. È un po' tiranno, quel signore. Affatto. Orgogliosa, non ti faresti uscire di bocca mezza parola. Non hai fiducia in me? Guardami, Marianne. Non senti che ti voglio un gran bene? Oh, sì, tanto. Tua moglie e sua madre debbono avere molte cose da dirsi, non credi? Proviamo, Fra donne ci si comprende sempre. Sono così poco donna. Avrei voluto nascere uomo, avere la vita di Roberto. Se credi che sia un bel gusto vivere nelle battaglie in continui pensieri. Ma lui adora le battaglie, ha bisogno di pensieri. È così forte. Non si è mai così forti come sembra, Marianne. Guardi il lavoro che produce, la strada che ha percorsa. In soli 2 mesi che è scesa. È un uomo felice. Ne sei sicura? Sì, felicissimo. Nessuno può dirsi felice, Marianne. Ma cosa avviene tra voi? Che c'è stato da un anno a questa parte? Sì, buona, via. Parlami male di lui. Ti farà bene, vedrai. È odioso. È un egoista. Ti maltratta, ti manca di riguardi. E tu sei sicura di essere abbastanza indulgente? Non sono affatto indulgente. Non si può essere indulgenti con quelli che si amano. No. Non si può essere indulgenti col proprio marito. Lo vuoi perfetto, senza difetti. E perché no? Eppure commuovono sempre i difetti di chi si ama. Forse si ama qualcuno appunto per i suoi difetti. E che lei lo amerebbe anche se fosse inferiore a se stesso? Ma naturalmente. È soprattutto allora che avrebbe bisogno di essere amato. Lei non gli vede nessun difetto, per questo parla così. Gli uomini non possono mai raggiungere la perfezione, bisogna prenderli come sono. Le donne è un'altra cosa. Sì, donne. Vale a dire non essere niente, abdicare. Ma se tutte e due non sapete far altro che mettere di fronte due volontà ugualmente irriducibili, dove troverà il suo posto l'amore? Bisognerà che uno dei due si inchini. La donna, sempre. La donna è inferiore all'uomo. Il più debole non è sempre quello che c'è. Tutta l'educazione che ci hanno data tende a fare di noi delle vittime, ci insegnano il sacrificio, la sottomissione. No. Ci sono donne, lo riconosco, che si adattano a questo sistema, che lo giustificano, ma ve ne sono sempre meno. Difenderò il mio io, la mia personalità. Ammiro mio marito più di tutti al mondo, ma appunto perché l'ammiro voglio esistere accanto a lui. Il signor Carrier. Sta bene, fatelo entrare. Pretendo sostenere la mia parte anch'io. Buongiorno, Marianne. Buongiorno, Carrier. Signora. Buongiorno, Carrier. Roberto. Viene subito, starei accompagnando quei signori. Dumenil e Borel escono adesso. Sono venuti a proporre a Roberto la presidenza del consorzio. Ah, come? Non dovete leggere Borel? Era questa la nostra intenzione. Ah. Ma lei non sa, Marianna, che alla riunione di oggi suo marito ha preso la parola. E allora? Quando Roberto prende la parola fa sempre un certo effetto. C'erano di quelli che esitavano, ma lui ha riasserato subito tutti quanti. E una volta preso la via non c'è stata più una voce. È il nostro uomo. Lo stesso Borel ha chiesto la sua candidatura. Il vecchio Borel? Proprio lui, il grande concorrente, si è fatto indietro davanti a Roberto. Oh, eccolo, il vincitore. Davvero questo caso non era previsto. Io poco me ne intendo, ma mi pare avere una certa importanza questa piccola elezione che ha l'aria di nulla. Tu dovresti questa sera dare una telefonata a Bressot. Bisognerebbe che fra 15 giorni la Camera passasse l'affare alla Commissione. Se la Commissione approva, anche il Parlamento approverà. Ah, ecco una buona giornata. Vi lascio, ragazzi. Arrivederci, Carina. Arrivederci, Roberto. Sono molto contenta. Grazie. No, non ti disturbare, Maria. Non ti mancherà. Ma me la accompagni. Grazie. Prego. Grazie.
Mi incarico io di interessare alla tua causa tutti i sindacati regionali. Sono contento, sai. Anch'io. Ti rendi conto di quanto hai fatto per me? Una volta per tutte. Io la devo a te, questa presidenza. Sapessi com'è facile, vecchio mio, aiutare un uomo come te. Grazie, sai. Tutti i successi, tutte le cose riuscite ci possono ingannare. Ma esiste una ricompensa che ci esalta. L'applauso di un amico. Ti lascio. Qui non si vede altri che me. Marianna ormai deve trovarmi un po' ingombrata. Ah, no, ma sei pazzo. Oggi era splendida. Hai una bella vita, tu. Ma te ne rendi conto, almeno? Quando tu me lo dici con questa voce, sì, me ne rendo conto. Arrivederci. E ricordati di Brisson. Sta tranquillo. Beh, decisamente è scritto che non andremo in Italia quest'anno. Non partiamo più, naturalmente. Lo vedi bene, lo capisci da te. Io non posso disporre di me stesso. Ma appena mi sarà possibile trovare una scappatoia per filare, fileremo. Pensa che questa piccola disillusione è compensata da un grande avvenimento. A me pare che questa nomina ti fosse dovuta. Non ne sei contenta? Oh, contentissima. E francamente non lo sembri. Vorrei che mi metta a saltare dalla gioia, perché hai una società in più da dirigere. Ci tenevi proprio tanto a questo viaggio. Sì, mi accorgo ora che ci tenevo molto. È stata una grande delusione per me. Insomma, via, è da bambini. Le donne sono dei bambini. Non tu. Pare di sì. Cosa vuoi che ti dica? Ora vai senza di me, se ci tieni tanto. Perché credi che volessi andare a Roma per vedere le rovine, il Colosseo? Era per te. Mi seduceva l'idea di poter passare qualche giorno accanto a te, di poterti parlare, cosa che non riesco più a fare da mesi. Cominci a preoccuparmi. Cos'hai da dirmi che io non posso ascoltare se non a Roma? Siediti qua un momento. Cosa c'è? No, ti chiameranno al telefono. Carie può arrivare da un momento all'altro. Non mi lascerò disturbare, te lo prometto. Che c'è? Vorrei sapere che cosa pensi della nostra vita in comune. Tu credi che io sia felice? Secondo te io avrei tutto ciò che posso desiderare, tutto ciò che merito. Francamente non vedo che cosa ti possa mancare. Credi che mi basti vivere come vivo? Pranzare fuori, ricevere, essere circondata da una società brillante ma terribilmente noiosa. Hai anche una tua casa, una vita tua, la nostra intimità. Ecco la nostra intimità. Parliamone pure. Non ti vedo quasi mai. No, questo poi non è giusto. Sai bene che questo è stato un periodo eccezionale. Ma anche quando ti metti a tavola con me, io posso dire di pranzare sola. Ti sento assente. E se discorriamo, spesso un tuo sguardo, una tua parola, un senso di solitudine spaventosa. Va bene, sì, lo ammetto. Mi accade spesso di essere distratto. Ho il mio lavoro. Ma io non ti rimprovero di amare la tua attività. Ti rimprovero di non amare che quella. E allora è per questo che ti atteggi ad ogni momento ad avversario del mio lavoro. Ma il mio lavoro sono io, è l'espressione di me stesso. Una volta lo ammiravi, il mio lavoro. Ma no, io amo un uomo, non un ingegnere, un presidente di società. Ma in che cosa la passione che ho per il mio lavoro può diminuire il mio affetto per te? Ho pochi momenti liberi, questo è vero, ma questi momenti te li consacro tutti interi. Che pretendi di più? Ricordati da dove siamo partiti. Ricordati la ragazza che ero io, l'uomo che eri tu. In quale atmosfera calda, dorata, in quale luce abbiamo vissuto tutte e due. Tu facevi convergere tutto in me, niente esisteva lì fuori di me. Mi consideravi superiore alle altre. Non è detto che io oggi ammiri meno la ricchezza del tuo animo, la tua intelligenza, le tue qualità eccezionali. E che ne hai fatto? A che ti servono? Mi riduce a niente, non sono niente. Ecco. Tu decidi tutto, partiamo, non partiamo. Io taccio, obbedisco, passiva. Le tue decisioni mi sono imposte, le mie opinioni mi sono dettate, le tue preferenze, i tuoi desideri prendono a poco a poco il posto dei miei. Tutto ciò che è d'ardente e di vitale è in me svanisce e si spegne. E qui sono come sparita. L'altro giorno, in una discussione con Boyer, mi sono sorpresa a ripetere le tue stesse parole, a sostenere la tua opinione contro la quale insorgevo proprio il giorno prima. Questa donna che sente, che pensa, che agisce come vuoi tu, non solo io, tu mi spegni, hai torto, Roberto, non dovresti. Non è onesto. Sì, va bene, tu adesso ormai sei lanciata e dici tutto quello che ti viene in mente. Prima mi rimproveri di trascurarti e adesso mi accusi di opprimermi. Eh già,
Mi contraddico, che fortuna, sei contento di averlo scoperto? Insomma, tu oggi hai fisicamente bisogno di litigare. Io non lo so, ti esalti, ti ecciti. Non dimentichiamo che il punto di partenza di questa discussione è stata la contrarietà per quel viaggio mancato. Credi? Non hai capito proprio niente, Roberto. Sono mesi, capisci, che evito sempre questa spiegazione. Se la delusione di questo viaggio mi è stata così penosa, è perché da tempo facevo assegnamento su questa partenza. Per ritrovarti. Per riconquistarti. Non capisci dunque che soffoco? Non sono felice. Non ho ciò che mi aspettavo. E non ho più quello che avevo. Sento delusa. C'è un malinteso. Spiegati con calma, no? Vieni qua. Io riconoscerò i miei torti. Cosa vuoi che faccia? Non tocca a me dirtelo. Ma tu mi accusi. Sei un uomo con una mentalità d'uomo, non è colpa tua. Non ti rimprovero niente. Va bene, non mi rimproveri niente. Ma quando una donna è delusa, il marito avrà pure la sua parte, dai. Insomma, via, che cosa vuoi concludere? Preferirei vivere sola. Me l'hai detto tu stesso fin dal primo giorno che l'amore non dura eterno. Eravamo d'accordo di non fare come gli altri. Di evitare, sento ancora le tue parole, l'indifferenza, la noia e il conforto degli amori logori. Era dunque questo. Ti ricordi ancora queste parole? Sì, Roberto, le ricordo. Tu hai tenuto a mente questa enormità. Hai potuto accogliere una simile idea. Tu hai potuto guardarmi ogni giorno pensando che noi eravamo uniti provvisoriamente. Che un giorno sarebbe venuto. Ma è enorme. È incredibile. Ascoltami. Io ti dico in piena coscienza che tu sei mia moglie, capisci? È vero che in me c'è qualcosa di mutato. Io ero avido, insoddisfatto, tormentato, non sapevo quello che volessi. Avevo la pretesa di afferrare tutto e non sapevo conservare niente. Tu hai fatto di me un altro uomo. Un uomo che sa ciò che ama. E che ama ciò che ama. Tu mi hai ricondotto a me stesso. Io so che ormai non cambierò più. Tu sei qua. Io so che tu sei qua, che ti ritroverò sempre qua. Ed è per questo che tu mi vedi condurre con tanta sicurezza i miei affari, perché accanto a te io lavoro con calma, in piena fiducia, con tranquillità, capisci? È da quando t'appartengo, sentimi bene, che io sono libero. Sei rassicurato? Non ti persuade ancora quanto t'ho detto? Che tu sei libero accanto a me. Ma è ben questo che ti rimprovero, questo non altro. Per me invece è tutto l'opposto, non sono più libera. Sentimi bene, io non so come spiegarmi di più. Amare per te naturalmente significa ancora viaggiare insieme, sognare, parlare di sé senza posa. Ma quello che io ti do, non l'ho dato che a te. Ed è la parte migliore di me stesso. Io credevo che tu saresti scattato, che avresti trovato la parola che mi avrebbe rassicurato. Ma che neanche questo. Non si è mai detto più chiaro ad una donna, non ti amo più. Mi ero data a te interamente e tu mi hai collocato nella tua vita fra tua madre, la tua società e il tuo amico. Risolvo per te il problema della presenza femminile indispensabile alla casa. Ora tu sei tranquillo, puoi lavorare. In altri termini, ti ho sbarazzato dal peso dell'amore. Io non ti amo più. Io mi leggo a te per tutta la vita. Io il tiranno, come tu dici, io il padrone. E tu pretendi che io non t'ami più.
Sempre, tutta la vita, quelle grandi parole con le quali i fidanzati di un'ora consacrano i loro amori nuovi. Io la ripeto dopo 2 anni, dopo la grave esperienza di 2 anni vissuti insieme. E tu non comprendi il valore che assumono? No, Roberto, no. È gelida la tua dichiarazione, ma io non l'accetto. Te lo restituisco il tuo sempre. Adesso sono io che non la voglio più, piuttosto niente, la solitudine. Insomma, è un'idea fissa. Tu potresti lasciare questa casa. Sì, non mi preme affatto la tua sicurezza borghese. Non è questo che ti domandavo. Tu potresti lasciare me. Non ho paura, non soffriresti a lungo. Ci sono molte risorse in te. Troverai facili distrazioni. Se tu hai simili idee per la testa, te ne difenderò io. Io sono il responsabile di te. Responsabile di me? Ti ho scelta io. Non è vero? Ti ho scelta, ti ho fatto donna e ti custodisco. Come prigioniera? E sia pure. È ciò che vedremo. Addio, Roberto. Maria. Lasciami, ti prego. Non mi puoi trattenere con la forza, lasciami, mi fai male. Marianne, facciamo pace. Cosa fai? Tu non sai quello che dici. Non è possibile che mia moglie sia diventata la mia nemica tutto a un tratto. Piangi. Sì, piangi. Lasciale scorrere queste lacrime che ti soffocano. Ma bisognava parlarne prima. Io non sapevo. Ora vedrai. Modificheremo la nostra vita. Io mi riavvicinerò a te e saprò riconquistarti. Osa dunque ripeterlo ora che non ci amiamo. No, Roberto. L'uomo e la donna non si amano veramente. Ma come no? Oh, i baci non contano niente. È troppo facile. Ma se questa emozione che mi sale alla gola, che ti ha stretta al mio petto, non è amore, dov'è l'amore allora? E quando ci siamo? Non ci si ama forse mai. Senta, sa se la signora parte per Salisburgo? Sì, credo di sì. So che l'ingegnere l'attende qui stamattina. Grazie. E allora? Come va? Puoi immaginarti. Nauseato fino alla gola. Animali. Lo avresti creduto. Questo sì, sono delle belle carogne. Al telefono tu la pigliavi con spirito, ma il colpo è stato duro, di la verità. Capisci, io non sono fatto per le sconfitte. Ma come mai l'hai potuto lasciare ingrossare quella stupida campagna? Tu l'avevi questa partecipazione, si imponeva da sé. Non ci credevo a quella campagna. Eppure eri stato avvertito. È un affare mancato. Tanto peggio. Non ne parliamo più. Lo Stato mi rifiuta il suo concorso. Ne faremo a meno. Vuoi continuare? E me lo chiedi. Lascia andare. Non è poi un disastro per te. Una fonte di guadagno perduta, ecco tutto. Ne facevo forse una questione di denaro io.
Io non abbandono un progetto che già mi costa 5 anni di lavoro, che ho studiato nei minimi particolari e che sarà l'opera della mia vita. L'impresa è perfettamente realizzabile anche con capitali privati. Tu credi? Alla negata fiducia dello Stato bisogna opporre subito qualcosa di deciso, sennò anche quelli che mi appoggiano mi pianteranno in asso. Probabilmente l'hanno già fatto. No. Io sono sicuro delle acciaierie di Normandia, dei cantieri di costruzione navali e dei municipi. Non sarai adesso tu ad avere paura. Siediti un momento. Parliamo. Che cosa mi puoi dare? Mio caro, io vedo che tu non ti rendi conto. Non è più aria, credi a me. Quella campagna ha prodotto un effetto disastroso. È un affare difficile. Lo dici tu stesso. È naturale. Alla stregua dei nostri mezzi, l'affare non può più dare dei frutti immediati. D'altronde io non posso mica portarti tutti i giorni affari in cui i tuoi clienti non hanno che da chinarsi per raccogliere. Non ci sono precedenti. Bella ragione. Se si tratta di attivare un'idea nuova, è naturale che non ci sono precedenti. Tu stai parlando come un ufficio del ministero. Io sono un banchiere. E perché non è permesso a un banchiere di essere intelligente? Un banchiere deve essere prudente. Ma insomma, cosa vuoi concludere? Spero bene che non mi abbandonerai, sarebbe il colpo. Vuoi abbandonarmi? Guardami in faccia! Noi abbiamo ora 200 milioni nei tuoi affari. La tua clientela se ne lagna forse? Non dico questo. Ma insomma, non è possibile, via! Tu non mi farai questo. Sarebbe come volermi strozzare. Tu mi sosterrai, ragazzo mio. No. Del resto, anche se lo volessi, non potrei più farlo. E perché? Abbiamo deciso stamattina di sciogliere il sindacato. Allora i fondi? Non li ho più. Finanzio le strade ferrate del Sudan. Come hai fatto questo? Senza consultarmi. Tu m'hai fatta questa porcheria! Nessuna delle tue espressioni, Roberto. Non è possibile discutere. Tu hai avuto paura. Lo Stato mi ha negato il suo concorso e allora tu hai avuto paura. Inoltre, si presentava l'occasione di sbarazzarsi di un uomo divenuto incomodo, vero? Che prendeva troppo posto nei tuoi affari. Allora tu ci sei saltato sopra. E sei fuggito, hai tagliato i ponti come un piccolo vigliacco. Ebbene, sì, ho avuto paura. È vero. Ho avuto paura. Perché da 3 mesi a questa parte non ti riconosco più. Hai subito una depressione di cui ignoro le cause. Stanchezza, salute, io non so nulla. Ma tu non sei più lo stesso uomo. Si direbbe che tu abbia perduto ogni accortezza, il tuo senso critico. In questa affare di partecipazione sei stato di un'incapacità deplorevole. Hai fatto corbellerie su corbellerie. Ti assicuro che cominci ad inquietarmi. Ho fatto veramente tante bestialità. E allora tu che mi stavi a guardare, perché non mi hai avvertito? Il successo ha fatto di te un uomo che non è più possibile avvicinare. Non hai nessun senso critico. Ma hai che smania di grandezza, di onnipotenza. Nelle discussioni tu non cerchi più la vittoria della verità, ma la vittoria del tuo orgoglio. La mia onnipotenza, il mio orgoglio. Ecco come mi conoscevi, come mi giudicavi. Orgoglioso io, È naturale, sono orgoglioso. Se orgoglio significa aspirazioni, volontà di essere, impazienza di realizzare. Idiota. Fermiamoci qua tutti e due. Sarà meglio. Questa discussione è inutile. E sia. Addio. Ti perdono le tue parole. Sei un disgraziato in questo momento. Il successo gli ha dato la testa. La tua amarezza ha una scusa. Quando sarà l'ora mi avvertirai. Aspetta. Renari. E che dia. Non andremo mica in collera. Per tanto poco. Non sono più cose per la nostra età. Non facciamo i bambini, via. Resta qua. Forse ho sbagliato.
Ho visto troppo grande. Non vorrai lasciarti abbattere adesso. Il valore dell'affare non è per nulla in questione. Nella collera si dicono verità segrete. E una volta dette, sia un bel riprendersi, ormai sono state rivelate. Quello che tu hai detto l'hai pensato. Nella collera si carica la dose. Certo è che il mio affare è audace. Posso essermi sbagliato, non aver ben ponderato i rischi. Può darsi che sia io che mi sono sbagliato. Ho esagerato forse nella prudenza. Ho frenato un po' bruscamente, lo riconosco. Vuoi che cerchi di riformare il sindacato? No. No, no, ormai è troppo tardi, non fa niente. Lascia perdere. Mi arrangerò diversamente. Beh, se ti fa piacere, allora sono disposto a comprare 50 milioni delle tue azioni. Sei molto gentile, grazie. Non rifiuto. Però forse hai ragione, sarà meglio aspettare un anno o due. Ricordati in ogni modo. Sì, grazie, grazie. Addio. Arrivederci. Sarai in casa domani sera? Salirò a vederti un momento. Sì, credo di sì. Non ti ho domandato come sta tua madre. Come sta tua madre? Sono stato a trovarla ieri. È tornata da Biarritz, è molto invecchiata. Non è più la donna che tu hai conosciuto. E tua madre è ancora molto giovane. Posso andare a trovarla? Non ti credere obbligato. Ma tu scherzi. A domani. Posta. Volete vedere se la signora è sola? La pregherete di venire da me. E voi non importa che aspettiate la signorina Wolf. Potete andare. Quel lavoro che vi avevo dato non preme più. Grazie, signore. Il tuo biglietto. Grazie. E volevo anche dirti, ho riflettuto. È stupido che tu riparta da Salzburg prima che siano finiti i concerti. È un viaggio così lungo. Hai avuto questo pensiero? Non voglio che tu torni da così lontano per me. Sei molto gentile oggi. Non mi avevi abituata a tanti riguardi. Siediti, Marianne. Grazie. Dimmi, Marianne. Sì. Questa vita attiva, questi viaggi, queste relazioni più estese, ti divertono? Sei contenta della vita che fai? Hai delle domande inattese, caro. Sei libero oggi? A che punto sei, Marianne? A che punto sono? Sì, in questo momento mi rivengono in mente le discussioni che abbiamo avuto quest'anno. Ti ricordi, mi accusavi di incomprensione. Ti lamentavi della vita che ti avevo creata. No, perché risvegliare queste cose? No. Avrei voluto che non se ne facesse più parola. Permettimi di tornarci sopra un'ultima volta.
Hai ripensato a quei colloqui? Te ne prego, Roberto. Non sei cambiata. Sei cambiato tu? Non so, sono un cattivo giudice. Ti pongo la questione. Hai fatto uno sforzo, lo riconosco. Vuol dire che il mio sforzo è stato vano? Non insistere. Ci sono parole che finora abbiamo avuto l'eleganza di non pronunciare. Mi pare che sarebbe meglio avere il coraggio di dire tutto. Perché mi circondo di amici, di artisti. Perché vado spesso ai concerti, alle esposizioni. Perché ci facciamo costruire una nuova casa, tu credi che io sia soddisfatta? Che ora abbia dalla vita tutto ciò che mi attendevo. No, Roberta. Ora è peggio che mai. Noi siamo esattamente al punto in cui mi ero giurata di non giungere mai. Viviamo sotto il medesimo tetto, ma non ci parliamo mai. Non abbiamo più niente in comune. Tu e la tua vita, io la mia. Tu e i tuoi amici, io i miei. Allora, secondo te, cos'è che ci lega l'uno all'altro? Ciò che generalmente lega l'uomo e la donna dopo l'amore. L'abitudine. Siamo marito e moglie, ecco. Siamo della gente sposata. È questo che volevi che dicessi? Avevo bisogno di saperlo. Desideri sempre che ci separiamo? Sarebbe l'unica soluzione logica. Sì. Non desideravo altro che amare ed essere amata. Senza amore per una donna come me, che senso vuoi che abbia il matrimonio? Di modo che se io ora ti offrissi la tua libertà? La prenderei. Bene. Riprenditela. Come? Te la rendo. Sei tu ora che... Sì. Andiamo, cosa significa questa commedia? No, conosco le tue idee. Non accetterai mai che ci lasciamo così. Ti sbagli, non sono mai stato così sincero. Volevi la tua libertà, te la do. Non ti credo. Hai torto. Sarò forse stato un po' tardo a comprendere, Marianne. Te ne chiedo perdono, ma ora ho compreso. In te c'erano risorse infinite. Abbandonarti a te stessa come ho fatto ha voluto dire tradirti. Roberto. Sì, tradirti. Meritavi un uomo che si dedicasse completamente a te. In te c'era tutta la felicità. Un'allegria, una chiarezza. Io invece ti ho dato le mie inquietudini. Ho sciupato tutto. Ho guastato tutto. E poi, Marianne, non è colpa nostra se la vita è più lunga dell'amore. Siamo d'accordo questa volta? Tu conosci i miei sentimenti. Siamo d'accordo. Senza dubbio. E sei sicura? Sì. Sembri esitare. Oh, non esito. Non ti dico di non essere un po' commossa. Hai preso questa decisione bruscamente. C'è un abisso fra l'uomo che sei oggi e l'uomo che eri ieri, che eri soltanto un'ora fa. Cos'è accaduto da un'ora a questa parte? Cosa vuoi che sia accaduto? Carrier è uscito poco fa, devi averlo incontrato. Hai parlato di me con Carrier? No, ti giuro di no, non è mia abitudine portare davanti ai miei amici questioni di questo genere. E di che cosa avete parlato allora? Ma dei miei affari, naturale. Allora tutto accomodato, vero? Che cosa? Sì, la tua impresa non ne risentirà per questa partecipazione rifiutata. Ma di che ti preoccupi, Marianne? Dimmi sì o no. Il momento non era ben scelto, rimandiamo di comune accordo il seguito dell'affare più tardi. E sembravi tanto sicuro. Bene, mi sono sbagliato. Che? Carrier non avrà rifiutato, spero. Senti, Marianne, questo argomento oggi... Ha rifiutato? No. Ha rifiutato, naturalmente ha rifiutato. Un tradimento ignobile. Ma perché? Carrier può disporre dei suoi fondi come gli pare piace. Non mi meraviglia del resto. Da qualche tempo lo osservavo. Non era più lo stesso con te. Era geloso. Ma geloso? Sì, della tua fortuna, di te, dell'amico favorito più brillante. Marianne, nulla ti autorizza a parlare in tal modo di Carrier. Carrier è incapace di un sentimento così basso. Soltanto preferisce che questa volta io mi rivolga ad altre banche. Ha le sue ragioni per questo, perfettamente rispettabili. Ma ti demolisce, ti manda in rovina ogni cosa, un progetto al quale stavi dando la vita. Non esiste un solo progetto a questo mondo.
Uno per tutto, 10 trovati. E l'amicizia? L'amicizia. L'amicizia non ha niente a che vedere in tutta questa faccenda. Noi esigiamo sempre che gli altri ci vogliano bene. Vale a dire che ci diano tutto per nulla. No. No. L'uomo è solo. Si batte da solo. E questa è la sua grandezza. Di non dovere niente agli altri. Andiamo, Carriera, tutto per te. Avevi per lui una specie di adorazione. Rispondi. Tu soffri, sei infelice. Sì. Sono stanco. Stanco tu? È la prima volta che sento da te una parola simile. Stanco. Mi nascondi qualche cosa? Che cosa c'è, Roberto? Non ho illuso soltanto te, Marianne. Ho illuso anche me. Non sono l'uomo che credevo di essere. Ma perché parli così? Ci deve essere stato un malinteso fra voi, ecco. Ma sicuro, sì, sì. Sì, infatti. Mi sono lasciato andare per un momento. Ho lavorato tutta la notte, sono un po' stanco. Ma non è nulla. Torniamo a noi, parliamo di cose serie adesso. Dicevamo, dunque. La tua libertà. No. È inutile ormai. Come? So ora perché anche nei momenti migliori ho sempre sentito fra di noi qualche cosa che ci separava. Sai bene che tutto ci separava, Marianne. Eppure lo conoscevo, questo sguardo. Ma come non avevo capito? Capito cosa? Cosa vuoi dire? Il tuo segreto. Tu avevi un segreto. Un segreto? Tu non sei forte. Tu non sei felice, lasciamelo dire, Roberto. Tu sei tormentato da mille cose, da me, dalla tua vita, dal tuo mestiere, dal desiderio di una perfezione inaccessibile. Tu menti, non credi in te stesso. La tua grande volontà, sei tu il primo a soffrirne. La tua grande attività, ecco quello che ti divora. Per quanto fermo, per quanto dominatore, per quanto fermo, non sei forte. Guardami. Non puoi più nasconderlo ormai. Questi tuoi occhi buoni. Questo tuo povero orgoglio. Ma allora? Allora ho una parte io qui vicino a te. Allora posso servirti. Allora... Oh, perdonami, Roberto. No, non voglio. Non si deve. Non mi costringere ad umiliarmi. Apprezzo il tuo gesto, Maria. Ma non lo accetto. Non posso accettarlo. Tu in questo momento obbedisci a un impulso di sensibilità eccessiva di cui io sono la stupida causa. Tu sai bene che noi ci separiamo per delle ragioni che io ho riconosciuto logiche. Tornare sulla decisione presa sarebbe come repararsi un doloroso risveglio. No, no, io sono l'uomo che tu sai, preso dai miei affari, autoritario, intransigente. Quell'uomo tu non l'ami, non hai potuto amare. Io non sapevo che tu avessi bisogno di essere amato e non ho più bisogno ora che tu mi ami. Pensa a te, non pensare a me. Fai la tua vita, tu solo conti, lavora. Io sono una piccola cosa accanto a te. Non cercare di amarmi, Roberto. Non riusciresti. Lascia che io sola ti ami. Mi puoi rendere felice lo stesso. Che dici? Le riconosco queste parole. Le ho già intese. Sì, le stesse. Un'altra voce. Tua madre. Ti voglio bene quanto lei. Mia madre, mia madre. Queste parole non sono per te. Tu non sei come lei, me l'hai detto tante volte.
Tu non sei indulgente. Non sai chinarti. È cosa contraria alla tua natura. Sono tua moglie. Volevo essere soltanto una donna. Sciocca, no? Volevo rassomigliarti. Ti ammiravo troppo, capisci? Non mi ammiri più adesso. Ti ammiro più che mai. No, no, no. Non sono forte, me l'hai detto, è vero. Non sono forte abbastanza. Se tu fossi forte, che merito avresti a dominarli tutti? Li domino, veramente. Ah, non ce n'è uno solo, che esista di fronte a te. E non posso sopportare l'idea che tu dubiti di te. Io non dubiterò se tu non dubiti. Conta dunque un poco quello che penso io. Dal giorno che mi dichiarasti che la mia vita non ti interessava più, che ti annoiavi accanto a me, io ho vacillato, ho fatto un cumulo di bestialità. E lo scacco di ieri ne è il risultato. Vedi dunque che posso servirti. Che il mio posto è qui. Strano. Guardami. Tu somigli alla Marianne di una volta. Alla Marianne che credevo perduta. E dicevo, non si sposa la donna che si crede. Anch'io ti avevo perduto. E ora invece la riconosco, quella fanciulla. Ora sì che hai il suo sguardo. Sei tu. Ti riconosco anch'io. Sei entrata in casa mia un mattino, ti ricordi? Oh, sì. La villa tra i pini, le vigne, i cavalli. La luce. Roberto, il rifiuto di Carrier non è una cosa grave, vero? Sì, molto grave. Molto grave, allora? Allora appunto diventa interessante. Quando le cose non vanno è allora che io comincio a mostrare quello che so fare. Tu mi ami. Tu credi in me. Roberto. Lo vedrai se sono un uomo a terra, Marianne. Ma sì, avrò denaro a sufficienza, ne avrò quando voglio. Aspetta, potrei realizzare la mia filiale di Buenos Aires. Ma sì, mi hanno offerto capitali americani. Aspetta. Un momento, sì. Permetti. Sì. Stai tranquilla. Ti lascio. Lavora.